che non reagire, a volte lì per lì ti fa passare per fesso, però nel tempo produce dei frutti che non puoi prevedere quando ci stai in mezzo, ma questa è la mia, ho fatto meramente per assolutamente, ti dà una, anche, vorrei dire, alla fine dà anche una connotazione, come dire, di eleganza, ispira fiducia agli altri, ma vedi uno che fa, come si dice nel Vangelo, no? Perché sono cose che si dicono nel Vangelo, non porgi l'altra guancia. Sì, sì, no, d'accordo, quello è un altro step. Molto semplicemente. Sì, sì, ma io, come dire, ho visto nel percorso di Escrivà un tentativo di elaborazione. Io non voglio rubare la scena a nessuno. No, faccio le domande, ma le faccio dopo. No, considerazioni. C'ho proprio il microfono. Buonasera, già che stiamo facendo domande, avevo due domande da porle. La prima è circa la sua affermazione che ha fatto all'inizio della discussione. Lei diceva, l'Opus Dei è una potenza finanziaria italiana e mondiale. E poi subito dopo ha detto, in realtà i membri dell'Opus Dei si propongono di curare la moderazione, la povertà nelle piccole cose. Allora, non riuscivo a capire. L'Opus Dei è una potenza finanziaria mondiale oppure è un'istituzione della Chiesa Cattolica che insegna a curare in maniera straordinaria le cose ordinarie? Questa è la prima domanda. E devi rispondo subito con un'altra domanda. Che differenza c'è? Cioè, perché vede incompatibili queste cose? Ecco, esatto, volevo capire appunto il collegamento che esiste tra l'affermazione, se è vero che è una potenza finanziaria mondiale l'Opus Dei, o se è semplicemente una istituzione della Chiesa Cattolica che aiuta invece a uno stile di vita. Questa è la prima domanda. Poi io vi faccio la stessa domanda di prima. In cosa vede queste due cose? Sono entrambe le cose. Sì, però io la differenza la vedo, perché dire che l'Opus Dei è una potenza finanziaria vuol dire che l'Opus Dei, cioè considerare l'Opus Dei in maniera molto restrittiva, perché parliamo di un'istituzione che crea potenziale di sviluppo economico e basta, quindi non umano, non culturale, non spirituale. Cioè, si capisce, lei ha parlato di Opus Dei come potenza finanziaria, appunto. Cioè, io il collegamento lì non lo vedevo. Ho capito, però io sono partito da un fatto precisissimo. Ho detto, esiste la crisi finanziaria nel mondo. Sì. Io ho trovato... Poi dopo c'è la... Sì, no, ma esiste, cioè, il mondo, diciamo, le risorse stanno finendo. Wall Street si è mangiata tutto, il capitalismo è una specie di coccodrillo che si è mangiato i subprime, i mutui di tutti, gli americani, gli italiani, eccetera. Io ho trovato che una possibile risposta è Escrivà de Balaguer, perché c'è, come dire, l'apostolato del lavoro, l'apostolato delle piccole cose. Quindi ho stabilito questa connessione immediatamente. Questo significa essere una potenza finanziaria, significa intervenire nel piccolo per creare delle dinamiche che permettono di raggiungere quello che secondo noi e secondo tutti sta ancora quasi per diventare l'obiettivo che si chiama capitalismo etico. Cioè, essere una potenza finanziaria significa parlare di soldi e parlare di uomini, significa avere potere e gestire questo potere, significa interpretare gli ultimi 50 anni di errori giganteschi fatti al capitalismo mondiale e tentativo di raggiungere quello che secondo me lo si può trovare all'interno dell'Opus Dei, qualcosa che ancora neanche riusciamo a sperare, di cui abbiamo forse probabilmente 10 di noi al mondo capito che c'è il capitalismo etico. Capitalismo etico quello è, dopodiché Escrivà de Balaguer ha fatto apostolato, i suoi miei membri dell'Opus Dei hanno fatto apostolato presso le classi dirigenti, presso coloro che si sarebbero preparati in tutta Europa a diventare le classi dirigenti. Lo hanno fatto bene, hanno applicato una forma di, in tempi non sospetti, una forma di capitalismo etico, quindi un capitalismo al volto umano, ripeto, in tempi non sospetti. Molti di loro hanno avuto un grande successo, molti di loro hanno avuto successo nel mondo finanziario italiano, non solo italiano, ma mondiale, e hanno fatto, come dice Escrivà, hanno fatto bene il proprio lavoro, applicando l'apostolato al proprio contesto, e sono diventati una vera potenza finanziaria. Che si intende per potenza in termini di lobby? Non so, pensando alla Fiat,
sto pensando a un gruppo di persone che hanno collegato molto, che hanno fatto molto bene il loro lavoro ad alti livelli, e questa è stata una strategia, chiamiamola strategia per dire una prassi, un apostolato, un modello di comportamento e di vita, chiamiamolo come pare, portato avanti da anni, per cui molte importanti, autorevoli protagonisti. Sì, sì, solo che magari nasceva alle mie orecchie un equivoco del tipo, magari potenza di alzare vuol dire anche gruppo chiuso. Anch'io ho pienamente ragione. Perché il mio tentativo da alcuni anni a questa parte, anche nel discorso appunto delle modificazioni corporali, è quello di dire basta, smettetela di vedere, perché cioè, smettetela di considerare che ci sono state decine di inchieste tutte dichiaratamente contro, smettetela di ricordare che a Barcellona i gesuiti vi volevano morti, smettetela di ricordare che anche Scalfaro ha dovuto corrispondere con un documento a un'interpretazione, a una serie di interpellanze parlamentari all'epoca, che è stato il grande difensore del Locus Dei avendo fatto un'indagine. D'ora in poi provate a non vedere, come è giusto che facciate, che abbiate fatto finora, delle parole negative su quello che si dice. Io ho detto semplicemente che è una potenza finanziaria. Potenza finanziaria è ancora, come dire, non necessariamente una cosa solo ed esclusivamente negativa. È una potenza finanziaria perché autorevoli membri dell'Opus Dei, da molti anni, autorevolmente... Allora, io faccio il giornalista e quindi devo necessariamente dire tutto quello che penso. Allora, il campus biomedico, che forse qualcuno di voi conoscerà molto bene, che è un posto che funziona benissimo, che è una macchina diciamo di super funzionamento, è dell'Opus Dei, fine. Dopodiché, quelli dell'Opus Dei dicono non è vero, è una fondazione, no, ma quello è punto alla discriminante, e quello interessante è una fondazione di tutti i membri dell'Opus Dei, formalmente non è di proprietà dell'Opus Dei, ma è liberamente ispirata ai modelli organizzativi, comportamentali, teorici, di apostolato, di ricerca dell'Opus Dei. Perché non dirlo? Perché non mi anche loro, perché non è una discussione che faccio con prima, che faccio con loro, è vostro, che vuol dire? È vostro, cioè è dell'Opus Dei. Le università, d'altra parte scrivano, fondava l'università dell'Opus Dei, poi ce l'ho dell'Opus Dei, perché è di una fondazione, ho capito. Sì, le volevo fare la seconda domanda legata a questo, cioè io sono in età universitaria e lei prima ha detto l'Opus Dei si rivolge, se Maria Scriva si è rivolto soprattutto alla fascia universitaria. Volevo capire perché... Volevo capire perché più o meno lei ha risposto a questo e poi soprattutto che cosa propone gli universitari. Cioè nel senso, nello specifico, che cosa propone ad un universitario un'istituzione come l'Opus Dei? Vabbè, grazie, io avevo risposto. La risposta in questo caso è un po' più complicata, nel senso che nella fase iniziale dell'Opus Dei il punto di riferimento di Escrivà e di quei pochi che erano insieme a lui era parlare agli universitari. Perché quelli erano una classe dirigente, perché attraverso di loro questo apostolato, a loro detta, ma credo anche con buona, diciamo, con buona capacità, possibilità di riuscita, sarebbero stati una classe dirigente, e quindi parlando a loro si parlava più facilmente a una serie più ampia di persone. D'altra parte c'è da dire che parlando con quelli dell'Opus Dei, se loro vanno in una zona del mondo che non conoscono, cercano di parlare e quindi di convincere, mettiamo questo, di fare apostolato con delle persone del ceto medio, degli universitari, ma insomma di quelle persone che per censo e per cultura riescono a essere più rappresentative del ceto medio, ma essere anche, come dire, cassa di risonanza. Che parlare agli universitari significava parlare a quelli che sarebbero stati gli ingegneri del futuro, gli architetti del futuro, gli avvocati del futuro, i docenti del futuro, gli insegnanti del futuro. Io ho fatto una premessa che secondo me è fondamentale. Ho parlato di epos borghese, cioè l'Opus Dei si inserisce all'interno di un modello culturale fortemente
identificabile, ma fortemente radicato nel contesto europeo, che è quello della borghesia, che adesso può, anche borghesia è un termine che può essere considerato.